Frammenti di me, di Cristiana. Ci sono state molte occasioni nella mia vita in cui mi sono sentita inadeguata. Mi sono guardata spesso allo specchio, sentendo un senso di vuoto, di colpa innata per non saper affrontare le situazioni nei momenti giusti. Ma essere capaci di subire mentre subisci un abuso non lo impari sui libri, non te lo insegna nessuno. Anzi, mi è sempre sembrato scontato un certo comportamento accomodante da parte delle donne di fronte a comportamenti sconvenienti degli uomini. Sconvenienti. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha insegnato a lottare per far valere sempre i miei diritti. Dai miei genitori ho imparato il rispetto e il significato dell'amore reciproco e profondo, quello che cura quando sei ferito e ti sostiene quando stai per cadere. Ho imparato a gioire delle conquiste di mia sorella, dei successi dei miei amici. Non ho mai provato invidia per nessuno. Eppure, eccolo, quel senso di inadeguatezza che sembra vivermi dentro da sempre. Anche quando facevo la modella, durante i casting, nei backstage delle sfilate o dei servizi fotografici, c'era sempre un uomo, o più di uno, che ti ricordava che eri carne, buona, fresca. E si appoggiavano, mi toccavano come per sbaglio, per poi provarci ancora e ancora.